Buongiorno. E non sono da sola in questo buongiorno. 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 Andrea oggi è a casa e stiamo per uscire perché gli è venuta la brillante idea di andare. Di andare a mangiare il pollo fritto. Di andare a mangiare il pollo fritto. Ancora. E ovviamente io mi mangerò il mio sushino adorato che ho preso anche l'altra volta. Se vuoi pagare sempre tu. E adesso stiamo facendo colazione. E mi sono lavato i capelli, mi sono truccata con la mano sinistra. Quindi cioè ragazzi, mi sono fatta l'eyeliner con la sinistra. Non volevo dirvelo, ma sono riuscita a truccarmi tutta con la sinistra. E basta. Sì. Adesso mangiamo e poi andiamo ad Arese. Ad Arese. Guardate che carine gattine, troppo tenerino. Questa si chiama Freya, vero? Perché Hunter dovrebbe essere più magro. Siccome cicciona, allora è Freya. Buon appetito a noi. Sei cattivo. Dai! Tutto da Andrea Sessa, buona giornata. Radio. DJ. One Nation, One Station. Dai, io alzo la radio per non sentire loro. No, ogni volta che io canticchio qualcosa. Dai! Ogni volta che io canticchio qualcosa, ma che tipo. Poi lui prende e scende la radio, ma non solo lui. Mia madre. Lo faceva mio padre. Lo fa Michele. Ma lo farà anche Angela quando avrà. La smetti? Adesso te la spengo sta radio. Oh là. Non accenderla, sto facendo un discorso importante. Appunto. Dicevo, ogni volta che canticchio, loro accendono la radio. E allora li faccio, ma scusa, vuol dire che sono stonato. E che mi dà fastidio. E tu, la tua risposta è stata? Esatto. E poi gli ho detto, no dai, davvero? E io nel frattempo alzavo piano piano la dal volante. No, in realtà perché io ricordo che esiste una radio in macchina, esatto. E quindi la gente l'accende dopo che canto, capito? Fai vedere un'inquadratura di che bella giornata che ci ha. Sì, no, davvero, è ragazzi. Spettacolare, è uno schifo totale. Cioè io questa settimana mi era passato un po' il dolore alla caviglia dal tendine. E volevo andare in skate, meglio, ma niente. Riposi, mi riposo perché così da soft air gioco meglio. Comunque è veramente un tempaccio. Siamo entrati nella parte del supermercato che non eravamo mai entrati. E sembra, cioè, tipo un mercato, un enorme mercato. Ah, guarda, di qua c'è tutto il resto, maiale. Ah, esatto. Tra l'altro Andrea è fissato, essendo macellaio, con tutte le macellerie, stavo guardando questo. Loro non ci vanno al supermercato, scusami. Vabbè. E niente, lì c'è tipo il reparto dei vini, della libreria. Poi c'è qua tutti pronti, c'è anche il sushi daily. Che carine, insalate. E basta, qua come vedete sembra tutto un enorme mercato. E niente, volevamo guardare com'era perché l'altra volta non eravamo entrati e non avevamo visto niente. Abbiamo preso la pappa e mi ha fermato intanto una ragazza, però volevo cercare di trovarla per fare la foto, però l'abbiamo fatta. Ho preso questo qui che è quello dell'altra volta con dentro il gambero, poi sempre che nel menù ti danno la verdura in tempura e l'aranciata. E Andrea ovviamente si è preso il suo Kentucky Fried Chicken. Buono? Stai godendo? Buon appetito, Pini. Cioè, sembra, qua il cappello che ho trovato qua da Tally Whale, sembra il cappello quello di Scary Movie della tipa che si ingrossa. Comunque guardate che belli. Buon pomeriggio! Allora, abbiamo preso un sacco di soldi. Siamo appena usciti e ho preso st'acqua dentro l'hyper. Che l'avevo vista nei video di non mi ricordo chi, ma le avevo viste, c'erano un sacco di gusti. E sono le acque aromatizzate. Questa acqua che ho preso è al limone, ero indecisa tra quella al limone e quella all'aloe e qualcos'altro, tipo c'erano dei frutti rossi forse. Io ho preso al limone che l'assaggio adesso. E poi qui dentro c'è il delirio! Tipo, allora, questo zaino lo volevo già da quando avevo preso il cruiser. Stavamo facendo la mattata di prendere il longboard, vero? Tu non l'hai voluto prendere. In offerta c'era praticamente la versione quella nuova che costava 270 euro e c'era invece, ce n'era uno usato che costava molto 140. Meno. Esatto, che è sempre un bordello di soldi, però infatti alla fine non l'ho preso. Devi tornare su quella strada lì, esatto. Come sono fuschia. Come sono fuschia?
Mentre al 3S ho preso questo zaino che è la... Mamma mia, è troppo bello. È tutto ologrammato sul rosa e verde acqua e giallo, fa tutti i colori, è ologrammato. È bellissimo, lo volevo da tanto. Non l'ho mai sentita nominare prima. E... Ah, in tutto ciò questo è lo smalto, la situazione smalto, quello della Rimmel, che in molte mi hanno detto com'è. E questo è, questa è la situazione. Vi assicuro che ho fatto davvero tantissime cose in questi 7, 8, 9, 10 giorni. Ho fatto la battuta, ma praticamente questo coso è lo zaino, è davvero rigido, no? È plasticoso. Tra l'altro inizia veramente a farsi un sacco di... Guarda, si fa tutte le crepettine. Vabbè, il tipo del negozio gli fa, cioè, è bello rigido, no? Fa, sì, sì, ma poi quando ci metti... Inizia a metterci i libri, diventa già più morbido. I libri, io ci... Sarà 15 anni che Gloria non apre un libro. Vai a cagare, ma quanto è cattivo! Cioè, ma poi dite simpatico Andrea, lui mi prende in giro. I libri. Che bello che è dentro, c'ha una mega tasca. Queste devono essere buonissime, secondo me, la cheesecake. Sono pure a forma di cuore. Buonasera. Ormai è praticamente notte. Noi siamo tornati da un po', eravamo, come avete visto, dei genitori di Andrea che abbiamo mangiato da loro. Non vi ho ripreso tanto perché, come sempre, mi dimentico. Poi non vorrei mai disturbare, quindi non filmo mai. E nel frattempo stavo aprendo il pacco che mi era arrivato, mentre stavamo tornando a casa oggi però, di Paola P. È arrivato anche il pacco di Urban Decay. Oh! Qua dentro c'è una palette favolosa, non vedo l'ora di usare, la Vice Reloaded. Che italiano maccheronico, che inglese maccheronico. Questa è in polvere e l'altra in crema. Vi faccio vedere più da vicino com'è. Guardate che bella. Buongiorno, stavo per fare colazione che ho tolto dalla carica la videocamera. E niente, sto facendo colazione con le tortine di ieri che ci hanno lasciato poi la mamma di Andrea e il papà di Andrea, perché loro non sono malati di dolci come me, quindi me li hanno lasciati per fare la colazione. Oggi devo andare a fare la ceretta, che dovevo andare in realtà domani, che è sabato, però vado oggi. E il weekly si chiuderà praticamente oggi, l'ho iniziato lunedì, oggi è venerdì, e si concluderà oggi. Ho pensato di farvi, questa volta vabbè, dal lunedì al venerdì, però adesso voglio fare dal venerdì al venerdì, cioè nel senso, inizierò, cioè dal sabato inizierò a registrare e finirò ad registrare venerdì tipo pomeriggio, monterò ed editerò il video per poi caricarlo pronto per il vostro solito sabato del weekly, così almeno vedrete la settimana corrente stando ovviamente sotto i 15 minuti. Vi avevo detto inizio vlog che nel corso del vlog vi avrei spiegato che cosa è successo. È una situazione un po' particolare, mi hanno consigliato di non farlo perché la ragazza potrebbe vederlo e potrebbe accanirsi ancora di più contro di me. Purtroppo è successo che in un video di cartopazia, dove faccio la mia prima agenda, la mia Kiki K Gold, stampo un foglio che ho preso da un'immagine che ho preso da internet, è un cartamodello per fare i fiocchi, i paper clips, quindi le graffette per l'agenda. Stampo questo foglio e faccio vedere proprio il computer, l'immagine sul computer che poi viene stampata, e poi ritaglio questi fiocchettini per poi farci i paper clips. Bene, quell'immagine era protetta da copyright, io ripeto, l'ho trovata su Google e c'era tanto di scrittina in fondo all'immagine, ma era piccolissima, la mia stampante stampa di merda. E ovviamente è venuto tutto sgranato, non è che potevo andare a leggere questo, però questa immagine è stata creata da... Ma anche se fosse stata creata da, quante milioni di immagini mi stampo a casa mia e non vado a pensare che questa immagine è protetta e non devo farla vedere in un video? Tant'è che la ragazza, evidentemente qualcuno gli ha segnalato il video, o quel video è girato talmente tanto che l'ha visto questa ragazza americana, che ha un canale proprio di cartopazia e fa proprio questo nella vita, e ha un sito dove da questo sito ha partorito quest'immagine, dopo varie scoperte da me, ho visto che quest'immagine è sul suo blog, libera, scaricabile, proprio lei incita allo scaricamento di quest'immagine perché dice l'ho creata io, usatela. Però appunto secondo lei, io ancora non ci ho parlato perché lei non mi risponde, io ho fatto due ragionamenti, ho detto evidentemente non voleva che io la mostrassi nel video, se mi ha bloccato, infatti mi ha bloccato il canale, nel senso mi ha bloccato il video è stato già cancellato, poi l'ho ricancellato io perché era comunque cancellato da YouTube, però era rimasto nella lista dei video
Io l'ho cancellato per non avere problemi, tanto non me ne frega, cioè di perdere visualizzazioni non è quello che conta. A me proprio mi dispiace il fatto che questa ragazza non mi abbia scritto. Avrei preferito proprio il contatto anziché il blocco legale, perché poi è stato anche un blocco legale, quindi adesso ho parecchi, cioè una cattiva reputazione su YouTube e ho parecchi puntini rossi sulla cosa che non posso fare, ecco, tipo le miniature le posso mettere, ma non posso mettere il video sopra i 15 minuti, non posso fare parecchie cose che mi rovinano, tra virgolette, il canale, che mi rovinano anche a me il mio benessere interno e mi crea molta tristezza questa cosa, tant'è che stavo per aprire un altro canale per i vlog. Poi so che comunque forse non riesco, non riuscirei sicuramente a starci tanto dietro, quindi ho detto evitiamo, proviamo prima questa cosa della strategia sotto i 15 minuti e vediamo. Quindi niente, questo è quanto. Io sono molto molto triste, anche se non sembra, però è passata, sono passate più di 2 settimane, quasi 3, da quando è successo, quindi oramai mi sono sfogata per bene, però ci sono rimasta parecchio male. Ho provato a scrivere alla ragazza che non era mia intenzione. Ho cercato proprio di dirle: guarda, che io veramente non pensavo, cioè bastava che me lo dicevi, io levavo il video e buona. E lei niente, visualizza ma non risponde, perché poi le ho scritto proprio su Facebook anche. Evidentemente si è accanita contro di me, la cosa mi dispiace tantissimo perché io non volevo veramente farlo con le cattive intenzioni, anzi, ho semplicemente stampato un foglio e fatto vedere che stampavo un foglio, cioè non ho fatto vedere qualcos'altro. Evidentemente a lei gli ha dato fastidio il fatto che quel video fosse monetizzato, come tutti i video avendo la partnership, quindi guadagno sui video. E il fatto che io ho guadagnato anche su quel video è lucro per lei, dato che lei ha un copyright su quell'immagine, perché è sua, e non so se poi in realtà c'è il copyright su quell'immagine, legalmente parlando. Però, per come l'ha detto, evidentemente gli ha dato fastidio il fatto che io poi su quel video ci stavo monetizzando. Quindi molto probabilmente la sua antipatia nei miei confronti è per quello. Vabbè, quindi c'è un succo tra di noi. Io spero di essermi spiegata al meglio, ed ecco il perché questo canale è stato un po' tralasciato ultimamente, proprio perché con i blocchi vari avevo i video che avevo già caricato prima del blocco, quindi li ho resi pubblici e poi non ho più registrato niente. Proprio. Spero abbiate capito, vi ringrazio tantissimo anche del supporto che mi avete dimostrato sui social quando vi ho raccontato, vi ho infarinato un po', insomma, sulla storia. E adesso mangio. Top! Salmone, ananas, formaggio, mozzarella e insalata. Buon appetito a me! Questo è come sono vestita oggi. Mi sono messa questi pantaloni che ho preso ieri, non ve li ho fatti vedere. Sono i pantaloni di Bershka, tipo jeggings. Queste qua le Nike che mi aveva regalato la mamma. Questa maglietta che viene da, oddio, non mi ricordo, Joins forse. Devo andare, come vi ho detto, devo andare a fare la ceretta, però prima vado in paese che devo prendere la marca da bollo. Non sembra sera perché c'è un sole assurdo che è uscito stranamente oggi, però è sera, sono le 7:30. Io sono tornata da poco, che ho fatto la ceretta, come vi dicevo, e da Sparacia. E oramai mi trovo benissimo perché la fa da Dio e infatti mi è durato un sacco. L'ho fatta l'altra volta prima di andare al Cosmo, però ciò vi dico. Comunque niente, io vi saluto adesso qua subito perché mi metterò qua fuori sulla panchina, sull'amaca, a editare questo weekly. Quindi voi lo vedrete praticamente freschissimo e spero che comunque non vi dia fastidio il fatto che io divida il vlog, il weekly in due parti, però è l'unica cosa che posso fare per poter farvi vedere la settimana completa, perché altrimenti non è più un weekly secondo me. E niente, vi mando un mega bacione e un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!